che il Monsignore ci ha dato, no? Io ricordo che in seconda elementare si faceva la prima comunione, la comunione il 2 giugno e subito dopo la crescita, quindi pensavo durante la liturgia, in cui Don Peppino, che purtroppo è andato via, ha fatto una, veramente una omelia completa da tutti i punti di vista, io pensavo, che cosa devo, di fronte al Signore, che cosa posso dire? Devo soltanto ringraziarlo, perché grazie a questa esperienza, che è stata la prima esperienza associativa dopo la scuola, insieme alla scuola, abbiamo avuto la possibilità di formarci, perché qui veniva dalla prima elementare fino alla quinta, come abbiamo ricordato, e poi si faceva, ci facevano altri percorsi attraverso l'Eucaristia, e qui veramente è stato un maestro Gian Giovanni. Abbiamo avuto questa prima possibilità di entrare nel mistero della fede, e quindi sono stati, diciamo, i presupposti che ci hanno dato la possibilità di diventare quello che siamo, no? Credenti, non credenti, scettici, però sono stati anni lì che non si possono cancellare, perché fanno parte del nostro DNA. Quindi per Giorgio volevo proprio dire due parole per inquadrare meglio il discorso. Entra in punta di piedi in questa, in questa circostanza, in questo momento, perché sento, tocco questi sentimenti, questi ricordi che animano il cuore di tutti voi, per cui io posso soltanto aggiungere che ringrazio in nome di mia sorella, di mio fratello e di noi parenti, insomma, dello zio, eravamo tre nipoti di un'unica sorella, Lina, che ha diviso con tutti voi il suo percorso terreno. Diciamo che è stato più vostro che il nostro, noi l'abbiamo visto. Quando lo volevamo vedere, dovevamo venire qua in San Martino, e il martedì lui ci raggiungeva a Crespiano. Però quello che è stato Don Giovanni, io non posso aggiungere niente a quello che voi testimoniate con la vostra presenza qui, per cui posso soltanto ringraziarvi per aver con tanta, ma non so, con tanta gratitudine e gioia aderito all'iniziativa di mettere su questo comitato, che poi non abbiamo voluto creare il comitato si è creato da solo, e cammina da solo, perché siete voi che gli date linfa e tutto. Finisco ringraziando ancora Don Peppino, che ci ha permesso di essere qua stasera, che ha celebrato una messa in ricordo dello zio, e vi anticipo che ci saranno diverse iniziative, un'iniziativa a cuore sarà la pubblicazione di un libro che avverrà tra la fine di quest'anno, ma molto più probabilmente il prossimo anno, perché cadono i 30 anni della fine dell'arcipretura dello zio. Nel 1993 lui lasciò, un po' per salute ma anche per ragioni di limiti di età, e nel 2025 saranno i 20 anni che lui ci ha lasciati. Un'altra iniziativa sarà una mostra fotografica, grazie all'attività del nostro grandissimo dove sta? È andato via. Messia, che ci darà una mano anche a alcune cose le abbiamo ritrovate noi, altre se si faranno strada, perché da che è nato questo comitato, e qui devo ringraziare due persone che lo stanno animando, grazie alla Verba, ma anche tutti gli altri, anche lei di ringraziare tutti. Martino Candarini gli ha dato la spinta, poi Mario Motolese, Martino Motolese si è aggiunto, Franco Palazzo, ma Teresa Pizzicallo, che ci ospita a casa sua, gentile per quando facciamo questi piccoli incontri. Ma non voglio dimenticare nessuno, gli indesiati, aiutami tu Mario, Franco Palazzo l'abbiamo detto, insomma questo è lo zoccolo duro, ma chi volesse aggiungersi, siccome è un comitato aperto, è un comitato spontaneo, Don Michele Castellano è con noi, chi volesse aggiungersi in questa piccola famigliola,
ci farà molto piacere perché, come giustamente si diceva, non è un voler rimpiangare il passato e rimpiangere il passato, ma è trovare nel passato quella forza e quella consistenza che ci fa essere presenti nel presente e proiettati verso e testimoni verso il futuro, se vogliamo. Ecco. Tutto qui, se ho mancato di ricordare qualcuno, mi perdonerete. Grazie a Ottavio Cristoforo che ha pubblicato un articolo, stamattina è uscito sui giornali, che quindi annuncia pubblicamente l'inizio di questo cammino che non si conclude nel 2025. Il 2025 sarà una tappa importante, quella dei 20 anni della ripartita, però poi l'idea è quella di creare un'associazione che si preoccupi anche dello studio del pensiero di Don Giovanni Caroli, della spiritualità di Don Giovanni Caroli e anche contestualmente di avere un'attenzione verso le persone meno fortunate, anche perché questo poi è quello che ci rende nobili in sostanza. E lo zio aveva in maniera molto speciale, molto particolare, un occhio di riguardo per chi era meno fortunato sia materialmente che spiritualmente. Soprattutto. Grazie ancora di essere venuti, l'appuntamento è per la prossima circostanza, però sui social ci potete seguire costantemente, potrete sapere tutto quello che succede. Non so se io mi taccio perché ho anche detto molto, dopo 22 parole ne ho detto una ventina, ma se qualcuno vuole chiudere questo incontro, è inutile dire che quello che è per voi questa stanza lo dovete dire soltanto voi, lo potete dire solo voi. Io è la prima volta che ci entro, non ricordo di essere mai passato di qua, benché conoscessi Porziella nell'ultima parte, insomma, della sua vita. Grazie, grazie. Io ho Mario. Ma Michele, vorremmo sentire qualche parola da parte di te, l'anima. No, ti ha cuffiato suoni del nome. Proprio devo fare un pensiero veloce, non mi chiedo se lo aspettiamo, Che devo dire? Io penso che... Io penso che Don Giovanni abbia lasciato una grande eredità, tantissima eredità, soprattutto a livello spirituale, questo vorrei proprio sottolineare, perché e poi in alcune sue vedute panoramiche ha anticipato quelle che sono state tutte quelle del Concilio Vaticano II, che ancora sembra attuale, che purtroppo è quasi sconosciuto, anche da parte di tanti non preti. È sconosciuto questo, c'è un tentativo di riprendere tutti questi documenti del Vaticano II. Quindi Don Giovanni prevedeva questa apertura della Chiesa che all'epoca era quasi impossibile, ecco, della... E quindi di questo lo ricordo, ecco, io giovanissimo avevo preso messa l'anno prima, il vescovo dice: vai a fare il viceparroco a San Martino, perché era morto mio padre qualche mese prima, per stare più vicino a mia madre, dice vai a San Martino. Quindi sono stati 3 anni, poi il vescovo mi chiamò, dice vai a fare il rettore in seminario. Ecco, sono stato ai Pavarotti per tanti anni. Ecco, quindi Don Giovanni Carlo per me è stato, soprattutto quando si è assentato per motivi di salute, lo ricordo quando andavo spesso, quante volte andavo a Roma, un poveraccio. Alla fine purtroppo mi pare che l'hanno tolto l'occhio. Sì, ha avuto moltissime privazioni, l'ultima del 90 con l'asportazione. Tante sofferenze, ma ricordo che non si lamentava, che non ho mai visto lamentarsi del... Dicevo, Michele, perché devo mancare, devo andare di nuovo a Roma per curarmi. Era questo, ecco, in modo semplice, umile, silenzioso. Era un po' rigoroso, ecco, questo sì, bisogna ricordarlo, perché era serio nelle sue cose, ecco, mettevo tutto per iscritto, poi era un canonista, quindi diciamo, e allora un grazie a coloro i quali appunto hanno voluto
che tutto questo che ha fatto Don Giovanni non fosse perduto. Però riposiamo che tutti i preti, come è stato detto, e anche i laici, questa stanza qui, se parlasse questa stanza, quanti di noi, piccoli di qua siamo passati, uscendo per la porta, era andavamo in sacrestia per i vecchietti, eccetera, quindi Porziella, ecco, sono delle figure che quando si è piccoli tante volte non si apprezza, però poi col passare del tempo, Porziella, e poi Vinci, era vice parroco, ero sicuro che Pietro Vinci curava tutti i giorni più grandi, ecco. Poi c'è Maria Fumarola, qui faceva la presidente della, ecco, dei giovani, presidente dei giovani, settore giovani. Sì, sì. E il tuo teatro poi. Io dico questo comitato, speriamo che. Ma tanti sono morti pure. Che di tante cose che si vogliono fare, che almeno rimanga qualcosa, che rimanga veramente, ecco. A proposito di intitolare una strada, che punto stanno le procedure? Lì se ne stava occupando tra noi di Nitesiati, che aveva prodotto ufficialmente la richiesta al sindaco, e aveva il suo corso che non è breve. E quale strada si vorrebbe, chissà? Non si sa. Questo proprio te lo dico, perché quando prima di me è stato Michele Fumarola a Carmine, purtroppo nel 85 se ne sono prese, e iniziai a pensare questo in comune di titolare una strada. Sì. Costumi un po' risposto, Don Michele dice, se è una strada piccolina dove non ci sono abitazioni, uffici, eccetera, se no rivoluzioneremo tutto, cambiamo indirizzi, numeri civici, e infatti scegliamo una stradetta dove c'è tanta una famiglia, e c'è. Là. Non so se questo quale punto potrebbe essere vedremo quello che destineranno loro, quello sarà una cosa che rimarrà sempre, ecco. Sì, perché queste cose non ci sono, domani finiscono, eccetera. Sì. Benissimo, auguri a tutti, ecco. Grazie. Il grande uomo tappezziera assunta la mamma, e come anche non l'avevo visto, ecco. Angelo, ciao. Ti ricordi, no, ti voglio ricordare, ti ricordi Don Giovanni cosa ti disse, cioè ti invogliò quando tu stavi preparando la casa? Ti ricordi su che cosa ti invogliò di fare? Io sono stato sempre a fianco. Non siete sfuggito. Don Giovanni Caroli allora, poi Monsignore. E in effetti feci delle tappezzerie a Cristiano, mi accompagnò lui, e stavo sempre tutti i giorni con lui, perché era una persona tutto d'un pezzo, senza né svolta, senza, era lui tranquillo, sistemato. Parecchia gente non lo poteva digerire, perché, e quando si andava a confessare, e andavamo tutte le domeniche, perché noi eravamo fanciulli cattolici, io dall'età di 2 anni e mezzo, che non potevo neanche entrare in questa strada. Allora Prego Mattia Lermasao Porziella disse al Monsignore, giustamente, se questo qua non c'ha vita, però allora io sono la presidente del gruppo di volontariato di Cristiano, mi chiamo Anna Maglie, e volevo ringraziare i parenti di Don Giovanni, perché Monsignor Giovanni ha amorevolmente curato dal 1951 al 2005 il gruppo di San Vincenzo de Paoli. Non ha mai fatto mancare la sua preziosa parola, anche nei momenti in cui la salute non glielo permetteva, ed accettava di partecipare agli incontri che si svolgevano presso le abitazioni delle volontarie anche nei giorni più freddi dell'anno,
tutta la sua azione era sempre finalizzata al bene degli assistiti e di quanti si rivolgevano a lui. I poveri sono sempre stati al primo posto. Tutti si sono rivolti a lui per aiuti spirituali e materiali ed hanno trovato accoglienza e comprensione. Per ognuno aveva una parola persuasiva ed efficace e nei momenti di difficoltà che inevitabilmente si sono presentati nel corso di questi lunghi anni riusciva a trovare la giusta soluzione. E i poveri sono stati presenti anche nelle sue ultime volontà e sono stati veramente beneficiati. Infatti nel suo testamento vi è un lascito per il gruppo per venire incontro alle necessità degli assistiti. Questo è solo un pezzo del testo che abbiamo voluto elaborare alla fine di questo percorso che abbiamo avuto con Don Giovanni e che diamo a lei, ricordando che noi abbiamo fatto sempre celebrare una messa ogni anno il giorno 24 giugno. San Giovanni. E che abbiamo posto una lapide nell'arco del Palazzo Ducale per ricordare la sua figura che ha arricchito la comunità martinese. Grazie. Faremo in modo che questa testimonianza insieme alle altre sia inserita nel volume che stiamo preparando. È allegata anche una preghiera che lui aveva proposto al gruppo e che è bellissima, di Bruno Forte, ed è la sintesi della sua spiritualità. È troppo lunga per leggerla adesso, ma è molto bella. Grazie. E poi un grazie a Mario per tutti i fascini che si prende. Lui è un sacerdote autentico, potremmo dire, di Monsignor Caroli per quanto riguarda proprio il nascondimento, perché sapete meglio di me che Monsignor Caroli non era assolutamente un esibizionista, quindi lui più all'immagine sta, e Mario svolge esattamente questa funzione, è veramente il motore di questo comitato. Questo per esempio è il prodotto di una sua attività e ha raccolto con molto scrupolo diverse preghiere, tutte quelle che fino a questo momento abbiamo avuto a disposizione, le ha riviste per bene e poi addirittura ci ha fatto questo opuscoletto. E appunto su spinta del comitato io vorrei leggervi una supplica, un testo di Monsignor Caroli che richiama perfettamente alcuni aspetti della sua spiritualità. Però te veramente era un maestro, veramente è stato un maestro, è un punto di riferimento per tanti. Questo testo si chiama, è praticamente una supplica, è una preghiera che inizia con un riferimento al Salmo 142: Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica. Ecco il testo. E concentrandovi veramente troverete alcuni aspetti del modo di essere di Monsignor Caroli, soprattutto nel suo aspetto, nel suo modo interiore. Signore, ti prego, inizio, fa di me un'antenna che sappia captare te, la tua presenza nel mondo, i lineamenti del tuo volto, nel volto delle tue creature, la tua infinita grandezza, la tua infinita bellezza, la tua infinita bontà, la tua infinita misericordia, la tua ineffabile tenerezza, come in causa, i tuoi pensieri, i tuoi voleri, il tuo amore. Signore, fa che essi diventino i miei pensieri, i miei desideri, il mio amore, che il mio cuore sappia amare con amore saggio, forte, intenso, purissimo, come tu, Signore, ami, come tu vuoi che anche noi amiamo te e con te tutte le tue mirabili creature. Signore, fa che tutti i miei sensi siano un'arpa toccata solo da te e dalle tue creature che suonano melodie solo da te ispirate. Accorda, Signore, i miei sentimenti, le mie emozioni. Accordali, Signore, al mio diapason. Fa di me un organo che sprigioni solo melodie armoniose, dolci e forti, semplici e complesse, mai aspre o stonate, come quelle di Bach. E più ancora, Signore, ti prego,
fa della mia anima, della mia intelligenza, dei miei pensieri uno strumento sempre a fuoco che fotografi la realtà tutta nella sua verità, nella sua bellezza, nella sua bontà, nella sua grandezza, nei suoi colori, nelle sue forme, nelle sue armonie. Che la realtà tutta sappia contemplare, capire, ammirare e godere, che di essa sappia stupirsi, fa della mia anima, Signore, un telescopio che veda le cose lontane, lontane, ma vere come quelle che mi sono accanto. Fanne, Signore, un microscopio capace di vedere l'immensa grandezza delle piccole, delle piccolissime cose. Signore, che io sappia scorgere vicino a me il mio prossimo, i miei fratelli doloranti, che io sappia vedere in essi il tuo volto divino, il volto del tuo figlio sofferente, che io veda, Signore, anche le cose invisibili, ma non meno vere, forse più vere delle cose che i miei occhi vedono, quelle cose che nessun occhio mai vide, nessun orecchio mai udì e mai entrarono in cuore d'uomo. Questa è una citazione presa da San Paolo. La finale è bellissima. Concedimi, Signore, il coraggio, la forza, la luce della fede. E tutto come possibile comprenda, e tutto come possibile ami, e tutto come possibile goda serenamente, intensamente, e te solo lodi in tutte e con tutte le tue creature. Questa è veramente una delle tante. Una copia, no? Tu c'hai uno. C'hai tramite mia moglie.